Signori, buon pomeriggio a tutti, ci troviamo a Palombara, immersi in questo splendido terreno di circa 2 ettari e poco più, 2 ettari abbondanti, circa 21.000 metri, in un terreno tutto perfettamente, lo vedete, curato, per la gran parte coltivato ad uliveto, queste piante d'ulivo molto ordinate, insomma messe in fila veramente nella migliore dei modi. Un terreno, come ripeto, di circa 21.000 metri, poco distante dalla stazione di Pianabella, quindi un'ottima posizione in questo contesto molto, lo sentite, riservato di campagna, ma nello stesso tempo molto panoramico, perché poi lo vedete, siamo proprio sopra un colle di proprietà dove poi si sviluppa questo terreno. Lo vedete dalla parte sottostante, che bellissima visuale dal quale si può godere un terreno con una pendenza forse intorno al 10%, quindi è molto sfruttabile, lo vedete anche da questa parte, caratterizzato da circa 270 piante d'olivo, per gran parte secolari. Le vedete, insomma, questa tipologia, tipo questa pianta qui che abbiamo qua davanti a noi, molto bella, e sul quale, diciamo, insiste un fabbricato della struttura totale di circa 50 metri quadrati. Le vedete, insomma, queste piante arrivano fin alla parte sottostante, ma che poi, è chiaro, vi vorrei far vedere nel momento in cui ci saranno la possibilità di venire a vedere questo terreno sul posto, diciamo quelle che sono le possibilità. Lì ci passa la strada, quindi insomma c'è la possibilità di accedervi e dalla parte sottostante e dalla parte sovrastante, comunque del terreno. Un terreno, come ripeto, poco distante dalla stazione di Pianabella, forse 3-4 km massimo. Quindi in un punto molto comodo. Questo è il fabbricato, una struttura completamente in tufo. La vedete, con due ingressi, ovviamente forse in precedenza utilizzato come porcilaia oppure insomma come ricovero degli attrezzi, ma secondo me in futuro potrebbe essere, oltre a un discorso di ampliamento in base alle leggi regionali che poi sono in vigore, ci potrebbe essere la possibilità di ristrutturarlo ed eventualmente, insomma, utilizzarle come seconda, come punto di appoggio oppure come situazione ottima per un ricovero degli attrezzi in una zona completamente agricola, soprattutto per la produzione dell'ulivo. La zona è molto dominante, come vi ripeto, dove ci passa l'energia elettrica, perché dalla parte all'apice del terreno, dopo avrete modo di vederlo durante le visite, ci passa direttamente l'energia elettrica. Quindi, come vi ripeto, un terreno di circa 2 ettari abbondanti, più la struttura che la vedete qui davanti a noi, in una zona veramente molto bella, poco distante dalla stazione. Io, signori, con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci. Chiamami qua.